Giustiniani Romina, operatrice volontaria del progetto Chiara Corbella Petrillo della sede di Corigliano Rossano. In questo periodo abbiamo dovuto svolgere la nostra attività di servizio civile tramite smart working. Ovviamente siamo stati molto limitati nello svolgere le nostre funzioni perché non abbiamo potuto avere un contatto diretto con i nostri utenti. Però è grazie ad internet e quindi ai mezzi che ci mette a disposizione che siamo comunque riusciti a svolgere al meglio le nostre funzioni, grazie anche allo sportello virtuale che abbiamo avviato ad inizio progetto. Siamo comunque riusciti a stare a contatto con gli altri operatori del progetto e quindi sentirci meno soli in tutte le attività che abbiamo svolto. Ciao a tutti, sono Filomena, una volontaria del servizio civile del progetto Chiara Corbella Petrillo in sede Corigliano Rossano. Il 9 febbraio è la giornata mondiale dell'uso positivo di internet. Beh, internet, come qualsiasi altra cosa, ha i vantaggi, ha i propri vantaggi negativi e positivi. Il vantaggio positivo di internet, uno dei tanti, è quello dello smart working. Grazie ad esso abbiamo avuto la possibilità di lavorare e siamo riusciti comunque a restare a contatto con i nostri assistiti, anche se ovviamente è molto più bello lavorare ed avere un contatto diretto con essi. Però in questo momento un po' particolare dobbiamo accontentarci, sperando comunque al più presto di poter ritornare alle nostre vite. Salve a tutti, sono Lucia Stasi, volontaria del Servizio Civile Centro Studi Futura, con sede in Corigliano Rossano per il progetto Chiara Corbella Petrillo. Oggi vi parlerò della mia esperienza con lo smart working tramite il Servizio Civile. Ecco, il nostro progetto, come ben sapete, si occupa ad assistenza agli anziani, quindi capirete le nostre titubanze. Quando con la pandemia abbiamo dovuto affrontare lo smart working e affrontarlo soprattutto con gli anziani non è stato molto semplice. Eravamo scettici noi, ma erano anche molto più scettici loro. Abbiamo dovuto avvicinarli, ci siamo riusciti, possiamo dirlo, anche se con fatica, perché abbiamo cercato sempre di essere presenti in quelle che potevano essere le loro esigenze. E loro, diciamo, si sono prestati a questo. Volevo quindi, infine dire che, anche con la pandemia, anche se c'è stata la pandemia e se c'è stata e c'è ancora adesso la pandemia, questa ci ha portato a vedere la tecnologia anche in un altro aspetto, a rivalutarla, soprattutto gli anziani, che secondo me ci hanno visto anche un punto d'appoggio perché, fare una telefonata, una videochiamata, permetteva di dargli un po' di sollievo tramite i telefoni e quant'altro. Quindi posso dire che è stata un'esperienza molto educativa e formatoria.